Bene, direzione foresta. Dalla grande cattedrale, sì. La grande cattedrale è il posto che volevo. Perfetto, perfetto. Da qui andiamo verso la strega di Hemwick, perché purtroppo ne sono già a conoscenza. Ne sono già a conoscenza. Lello, tu sei appassionato dei Souls-like per caso? Ti piace Bloodborne? Hai qualche consiglio da darmi? Eventualmente. Allora. Brr. Dai, 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 che sono pronto. Più o meno. No, non è vero, non sono pronto. Però, devo essere positivo. Allora, qui è... la foresta è a destra, abbiamo visto, se non ricordo male, sì. Questi qua, io li... Vabbè, li ammazzo giusto per... Ina. Ok, però adesso faccio una run qua in mezzo, eh. Ciao Matteo, ciao. Ma porca vacca, adesso ti crocifisso io. Ti crocifiggo io, volevo dire. Ah, guarda, Bloodborne, sai, sono difficili per tutti, non ti preoccupare. Nessuno è nato imparato, dicono. È sbagliato in italiano, però è un modo di dire. Per cui bisogna giocarci e fare pratica, pratica, pratica. Ma è giusta sta zona qua? Sì, dai. È giusta. Bene, ho già preso un'ammazzata. Ho già perso un po' di vita. Partiamo bene. Vediamo un attimo. Ti dico, io i Dark Souls non li ho mai giocati bene. Non ne ho finito neanche uno, però mi sono deciso di cambiare, quindi voglio godermeli un attimo, ecco. E questo? Porca! Guarda che sono buca fuori sta cosa qua. È cattivella sta strega. Sta roba qua, quello che è, insomma. Ehi là. Porca miseria, quanto male mi hanno fatto. Via, via, via. Ehi là. Ma perché fanno così tanto male i proiettili loro? Ma vaffanculo. No. Che angolino. Che angolino triste è questo qua. Ho rischiato grosso. Bloodborne purtroppo, come ogni Souls-like, ha una mappa molto confusionaria e quindi è... ho tutto un andare avanti e indietro, hai capito? C'è da dedicarci molto tempo, quello sì. Io in live per fortuna ho avuto un sacco di persone che mi hanno aiutato perché da solo avrei avuto grosse difficoltà. Sì, questo qua è un martellone gigante. Bloodborne ha la peculiarità che in pratica l'arma... cambia stato, diciamo. Questa spada qua diventa un super martellone. Vedi che si uniscono e si divide, che figata. Allora, il primo Nio è in bocca al lupo. In bocca al lupo. È difficile, piuttosto difficile. Ecco, quello l'ho finito io. Ma vaffanculo. Ah, è comparsa un'altra strega, diciamo. Ciottolo, wow. Che oggetto utile. Ti è piaciuto Tales of Berseria? Sicuramente. 4 anni che ci provi. A... 4 anni a provare a iniziare a Nio o a finirlo? Perché provare a iniziarlo è facile, finirlo è un altro paio di maniche. Aspetta, qua c'è un po' di confusione. Beh, questo qua è un nemico brocco. Questo qua però. Via, via. Grazie Lello, mi fa piacere. Ma per caso mi hai conosciuto con il gruppo sconto? Porca di quella... Vacca. Ok. Mi fa piacere, mi fa piacere. Che cazzo abbiamo qua? Mamma mia. Che cali che ha sto gioco, porcaccia. Questa qua in pratica è la foresta dei cacciatori.
Ah, giocarci come si deve. Lo so che è difficile. Ti ci devi mettere lì, hai capito? Come io con Bloodborne, se vuoi giocare a Nioh ci devi stare sempre sotto, perché altrimenti non fai neanche tempo ad imparare che ti dimentichi. Io ti dico, se vuoi giocare a Nioh, gioca solo a quello e non staccare finché non vuoi smettere, ecco. Perché se lo alterni fai fatica. Questo è il mio consiglio personale, dopo ognuno gioca come vuole, però è impegnativo, per cui... Allora, qua non c'è più niente, direi. Possiamo andare avanti. Per fortuna che... Ma cosa fa sto qua? Va su per le pareti? Oh, frammenti gemelli. Bene, bene, bene. Ma io spero che... Sti rami. Vabbè. Peccato che recupero poca vita però, eh. Grande. Ok, è stato proprio un bel gioco. Sì, immagino. È anche piuttosto lungo, credo. Ma arriverò anch'io a farli, Tails. Calma. Deve essere una porta molto pesante questa, eh. Hemwick Charnel Lane. Sei di Napoli, Lello? Io Veneto. Accendi la lanterna. Ok. No, che avevo chiesto se mi avevi conosciuto tramite il canale delle offerte, ma mi sa di no, loro non c'entra niente quello. Beh, è utile sapersi. Che giochi ti piacciono? Allora, questo qua è un brutto posto. 58 ore? Beh, pensavo peggio. Ma hai fatto anche le quest secondarie? Pensavo fosse molto più longevo io. Cioè, non è che sia male, per carità, però... nemici simpatici qua, vedo. Sono tutti matti. Oh! Cosa abbiamo? Porca! Questo qua ci vuole marchiare, tipo. Come fossimo una mucca. Questo non mi piace. Veramente gemelli di pietra del sangue. Perfetto, perfetto. Che vogliamo potenziare la Kirk. Questo qua? Da qua forse? Ah, non ci sono queste secondarie. Sta cosa non la sapevo io. Ma tua sorella. Ah, occhio iniettato di sangue, adesso l'abbiamo preso, bene. Allora, vediamo un attimo, possiamo andare su di qua? Possiamo andare su per di qua, che sembrerebbe quasi un vicolo cieco. Ah, sei una ragazza? Ah, ok, ok. Chiedo scusa allora. Parla, adesso ci parliamo. Conoscenza del folle, dove si va di qua? Cosa fa questo, vediamo. Non è utilizzabile al momento. Oh, ma che brutte cose ci sono lì, cazzo. Che brutti rumori ci sono. I giochi dell'orrore ti piacciono? Ti piacciono i Resident Evil? Ok. È di poche parole questo signore. Meglio lasciarle stare, va. Allora, Bloodborne, in un certo senso, è un Souls-like horror, se vogliamo così definirlo. Questo qua, pensavo fosse una scala, invece no. E invece no. Quindi non ci resta che andare su.
Ma è utile sapersi, Matteo, utile sapersi. Hai giocato qualche altro Tales per caso? Bam! Ehi, 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 cagnolino. Ok, cazzarola. Ah, bene, bene, allora fra un po' sappi che arriverà il 7. Nel caso tu non l'abbia già visto, comunque se lo vuoi rivedere in compagnia, lo faremo in live, ecco. Nel canale ho fatto tutti gli altri, tutti. Buona parte, ecco. Tutti è una parola grossa, dato che sono tantissimi. Specialmente con gli spin-off, però tanti, sicuramente quello sì. Allora... Ah, Xillia, Xillia 1, ok, Vesperia anche loro magari, che hanno fatto la remaster, diciamo. Ma io l'ho sbloccato. L'ho sbloccata la lanterna qua, c'era una lanterna qua, oppure ho visto male. E comincio ad avere il sospetto che... Non ho sbloccato un cazzo. Vabbè, vedremo, vedremo, dai. Ho un brutto presentimento. Spero ci sia un checkpoint, veramente. Dai, ma è impossibile che non ci sia un checkpoint prima del boss. Che va bene, bastardo, però non così tanto. Bam. Ok, ormai questi qua li conosciamo più o meno, su. Frammenti gemelli, perfetto, perfetto, così li potenziamo dopo. Potenziamo la Kirk di nuovo. Fiala di sangue, bene. Attenzione. Poi, ma che lancio ha questo qua? Ma che cazzo? Quanta vita hai? Ni No Kuni. Ni No Kuni ne parlavamo tempo fa. Ho preso la remaster PS4, sai. A parte il fatto che ho anche l'originale per Play 3. Però mi piacerebbe farlo, mi piacerebbe farlo. Ma vedrai che adesso, Matteo, le cose prendono un nuovo corso, sai. Ho fatto delle scelte importanti e vedrò di mantenerle, ecco. Vedrò di mantenerle. Penso che farò schifo. No, non è vero. One Piece? One Piece è bello, sì. Sì. Sì, ma non finisce più. Quante puntate hanno fatto? 7 miliardi, tipo. Per quanto riguarda l'anime. Il manga, invece, non so come sono messi. È una storia infinita, in pratica. Via. No, che fail, Gigetto, che fail. Ma perché fai così? Ok. Gemma del sangue torbida maledetta. Ah, ecco. Ma, corvo di merda. Quanti siete? E perché non siete morti con un colpo pesante? Ancora? Ma cos'è sto qua? Che corvo infame. Ti ha fatto piangere cosa? Ni No Kuni? Che cazzo è stato? Ah, ce n'è un altro. Deve essere bello, deve essere bello. A me ha fatto piangere gli Yakuza 0, per esempio. E Metal Gear 4. Anche il 3. Anche il 3, devo dire. Ah, eccola qua, la scorciatoia. Bene, dai. Su. Ti piacciono gli anime, Lello?
chiamo Lello, ma è un nome maschile Lello, non so. Andiamo sotto di qua. Quali scelte ho fatto? Dove? Cazzo. Ah, per quanto riguarda i canali. Che su YouTube farò anche dei contenuti più elaborati, mentre qua farò più giochi, diciamo. Più serie. Ma dopo in realtà non è che da YouTube spariranno le serie. È che aspetto che un gioco finisca, dopodiché lo pubblico regolarmente, in modo da fare una cosa più lineare, ecco. Vabbè, tecnicismi, dai, non voglio annoiarvi con queste cose. Ma porca tua sorella. Allora, qua c'è qualcuno qua sopra, sentivo dei passi io. Inquietante sta roba. Ma... Fanculo. Mamma mia, che posto infelice. Che posto infelice, cacchio. Ma allora... Ah, ecco, vediamo. Sì, Matteo, alle 9 facciamo la live stasera. Ah! Il vecchio in carrozzina ancora. Ogni tanto ti fa delle sorprese. Gemma del sangue capace. Non c'è niente. Conoscenza del folle. Ah, scusami. No, non ti preoccupare. Era giusto per sapere, ecco, ok. Grazie Matteo, e in bocca al lupo, ne avrei bisogno, anche tu. Anche io, anche tu però. Ok. Resident Evil 7, Lello, l'hai giocato allora? Ma perché non mi fai il lock? Oh, niente. E stai giù. 1500. Ogni nemico. Però occhio nel tetto di sangue. Dopo guardiamo cosa fa. Qua non c'è niente, chiaramente. Da che parte si va allora? Di qua, immagino. Ti è piaciuto? Io l'ho giocato una volta, però mi mancano le espansioni. Tutte le espansioni, tutti i DLC mi mancano. Martellone contro martellone. Che suicidata. Qua niente. Oh, mana lanterna? No, neanche pregarla. Nemici là sotto, nemici qua sopra. Maledetto qua. Dai. Aglio. Ti venisce del bene. No. Però ne ha di vita questo, eh.
Solitamente Lello, quando gioca Bloodborne, siamo un po' di più. Perché piace. Piace, però evidentemente oggi la gente è in giro. Io sono a casa, mi diverto così a prendere botte. Va bene così, dai. Ehi, oh. Questo cos'ha? Un lanciafiamme? Tipo? Ah no, le molotov. Ok. Però ho un sacco di frammenti qua, eh. Un sacco di frammenti. Benvenuto, Rusian. Non mi sfugge. Ma... donna infame. Beh, ma hai visto che Resident Evil 8, bene o male, avrà questa, un'ambientazione simile a questa? Molto cupa, molto dark. Molto villaggio antico, diciamo. Giustamente si chiama Village. Sarà simile a questo, secondo me, stilisticamente parlando. Merda. Cazzo. Merda. Ok. Ah. Me la son vista brutta. Tieni te il tuo ciottolo. Dai. Sì. Ah ah ah, questa testata qua non me l'aspettavo. Tua sorella. No. Piela di sangue, forse era meglio usarla. Vabbè, aspetta. Sangue freddo denso. 32.000 ecchi di sangue. Devo spenderli prima di perderli. In questo caso mi sa che è una scorciatoia, vero? Ottimo. Sì, GTA mi piace, mi piace. Ti dico, mi piace l'online. Mi piace anche il single player. Però online è un gioco che ha bisogno di moltissima attenzione. Devi giocarci tanto tempo, altrimenti non combini niente. Penso che tu capisco cosa intenda. GTA 5 stai parlando, vero? Allora qua o andiamo dritti o andiamo su. Ma vaffanculo, che mira che ha. Vecchia. Vecchia. Maledetta. Ogni tanto ci gioco, sai. Ogni tanto anche qua su Twitch facciamo una serata GTA, eh. Sì, sì. Per cui quando sarò ora mi aspetto dei consigli. Tu su che piattaforme giochi, se posso chiederti? Lago? Tutto posto questo. Ci sono segreti qua, mi pare di no. Questo qua è un vicolo cieco, allora. Ok, dobbiamo andare per forza di cose via per di là. Ma prima guardiamo un attimo se qua c'è qualche oggetto da prendere, magari. No. Andiamo su. Certo che potevano mettere una lanterna qua, eh. Ci ho capito che ci sono un sacco di scorciatoie, però. Che due palle. Cosa c'è qua dentro? Ok. Ho visto. E ci sono pure quelli là sopra. Che fail. Aio. E vabbè, e poi. E poi un'altra mazzata. E
Niente, non recupero più vita qua, vabbè. Gemma del sangue della tempra. Andiamo di qua, vediamo. Ok. Qua non c'è niente. E qua sopra? No, niente. Guida! Aio! Circondato, eh! Troppo, niente. Ok. Vediamo qua. Questo? No, non scappare! Dammi le cose! Frammelli gemelli di pietra sangue, perfetto. Sono molto importanti quelli lì per potenziare l'arma, eh. No, 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 no. No, 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 no. Ho capito io che posto è questo. No, no, assolutamente no. Me lo ricordo io sto qua. L'ho visto per sbaglio. No, adesso ci torniamo, però prima vado a spendere tutti i miei livelli, dopodiché andiamo. Quindi di qua. Di qua, direi. Facciamo così. Allora, abbiamo sbloccato tutto, sbloccato tutto. Certo che neanche un teletrasporto, che palle, oh. 40 km. Che tristezza. Vai. Me lo ricordavo più distante, bene così. Parla. Bentornato, che cosa... Molto bene. Lasciami Vitalità. Due livelli possiamo fare. Allora, facciamo forza. E... resistenza. No, vita dai. Ecco, perfetto. Potenziamo un attimo... la spada. Rinforza armi, Kirkhammer, frammenti gemelli di pietra del sangue. Ok, perfetto. E ne servirebbero altri tre volendo. Peccato. Ripara armi, no, rinforzo con gemme del sangue, vediamo. Oh, finalmente possiamo mettere qualcosa anche qua. Allora, vediamo se abbiamo qualcosa di meglio magari. Affondo, più 82. Questo qua è buono, cavolo. Potenza attacco fisico più 7,3%. Punti vita massimi più 2,7%. Bene. Ok. E qua? Più 101. Allora, attacco fisico 4,2. Aggiunto effetto avvelenamento lento 0,8. Oppure 8,3 riduce attacco contro simili. Ok. Aggiunto effetto avvelenamento lento più 5,5. Riduzione continua punti vita meno 3. Ma come? No, no, va bene questa allora. Aggiudicata questa. Ascia del cacciatore, qua cosa abbiamo? Mettiamo qualcosa di un po' meglio magari, se possiamo. Questa qua. Vediamo se c'è dell'altro. Dato che ce l'abbiamo, sfruttiamole, no? Più 46. Ok. Perfetto. Indietro. Indietro.
e vedi note. E sali la cappella di Oidon. Ho capito, dai. L'occhio di un cacciatore ebbro di sangue richiama i cacciatori nell'incubo del cacciatore. Una creatura deforme ti spingerà velocemente fuori dalla cappella di Oidon. Occhio di cacciatore ebbro di sangue. Interessante. Vediamo se abbiamo delle cose meglio. Qua dico. Qua aumenta la difesa di sangue, la difesa da impatto, però cala moltissimo la difesa arcana. Ecco, questo qua è già buona, direi. Cala la resistenza alla follia e alla bestialità. Aumenta la resistenza al veleno lento e al veleno rapido. Quasi quasi metterei questa io. Ma no, dai, per il momento lasciamo stare. Andiamo. Lapide di Yharnam. Chiesa del buon calice, grande ponte. Beh, ma... Ah, ok, è vero. Lapide della frontiera. Hemwick Charnel Lane. Ecco, ecco, ecco perché. Paura. E adesso che si fa? Una rana in mezzo a tutti? Meglio è. Vabbè, facciamo sta rana, dai. Via, 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 lasciatemi stare. E vabbè. Sì, 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 ciao, ciao, ciao. Che cazzo. Difficile schivarli, eh. Pure? Bene, dai. Ida. Mi sa che qualcuno però devo batterlo per recuperare le fiere di sangue, eh. Questo è un posto un po' infame. Vediamo qua sopra. Era di qua che si andava, vero? Sì. Bene. Qua c'è il bestione gigante. Non vogliamo il bestione gigante, no, è vero. Ah. Datemi delle fiale. Ok, dammi una fiala, dai, che mi manca. Ma porca pazza. Che succede qua? La strega di Hemwick, eccola. No, non era questa la strega di Hemwick, purtroppo. Strega, dove sei? È là. Ho un brutto presentimento. Credo sia invisibile. È di qua, tipo. Ah, eccola qua. Sì, ma non la devo attaccare così, però, altrimenti... qua sopra. Cazzo, l'ho perso. Ok. Ho un po' paura, eh. È qua. Ehi, vabbè, quanti sono adesso? Bene. Ok.
attenzione. Aia, merda. Muori. E basta. E sono un po' tanti, eh. Aia. E vabbè, oh, oh, oh. Via, 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 scusate. Via, via. Aia. Che sia morta? Ma, dubito. Ah, ce n'è un'altra. Cazzo. Ah, ecco, sembrava troppo facile, infatti. Oh, quanti sono? Eila! Cazzo! Wow, 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 ciccio! Liberati, liberati, liberati! Dove cazzo? Aio. Merda. Dove cazzo sei, strega infame? Qua sopra sei. Ok, una è andata, ma l'altra? Non è tipo da ste parti qua, no? Porca miseria pupazza. Strega di merda, dove sei? Dove sei, schifezza? Non la vedo. Sì, oh! No! No, non morire così! Mamma mia, che culo! Ce l'ho fatta, credo. Mamma mia! Primo colpo, ma che culo! Torna a sogno del cacciatore? Sì. Mamma mia ragazzi, che fatica, insomma. Non è stata proprio una passeggiata, ecco, però ce l'abbiamo fatta. Bene. Livelliamo, vediamo. Inventario. Freddo, denso. Usa multipli. Ok, però è pochetto, eh. C'è qualcos'altro? Eccolo qua. Vediamo, un livello lo facciamo, sì, dai. Molto bene, lasciami. Giusto, giusto uno. Forza, vai con la forza. Tac. Perfetto, livello 56. Addio, buon cacciatore. Bene, e qua, ragazzi, terminiamo la puntata, ma non la live, eh. È andata bene, sono contento.